Dove eravamo rimasti? Ah, sì, avevamo iniziato parlando della preistoria dei cinecomics. Abbiamo visto che fumetto e cinema nascono praticamente insieme alla fine dell'Ottocento e che mentre il personaggio di Yellow Kid spopola sulle riviste americane, in Europa i fratelli Lumière proiettano i loro primi filmati, tra cui il celebre arrivo del treno in stazione. Da prima che subito, la nuova arte cinematografica inizia a flirtare con i fumetti, ma è onesto dire che quando un argomento è vasto come quello che stiamo trattando, con radici così ramificate, è facile fare passi falsi. Perciò è opportuna una postilla. Abbiamo detto che il film muto di James Stewart Blackton, ispirato a Happy Hooligan, Fortunello, nel 1901, è stato il primo adattamento cinematografico da una strip in assoluto? Beh, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché scavando nel passato emergono pellicole dimenticate, insospettabili. Happy Hooligan è uno degli esempi più antichi e importanti, visto che fece scuola e ispirò Charlie Chaplin per modellare il personaggio di Charlotte. Ma in verità c'era stato qualche precedente esperimento tra i protofilm di fine Ottocento, come il cortometraggio The Katzenjammers Kids in School del 1898, ispirato ai bambini terribili di Rudolf Dirks, che in Italia conosciamo come BB e Bibò. Al corto sarebbe seguito un secondo film nel Novecento e un altro cortometraggio intitolato solo The Katzenjammers Kids nel 1912, primo di una serie girata dalla Selig, la casa di produzione che in seguito avrebbe inventato l'espediente di cliffhanger alla fine di ogni capitolo dei serial cinematografici. Il cinema attinge subito alle strip comiche, producendo film commedia come Bringing Up Father nel 1928, ispirato all'omonimo fumetto di Gio McManus, che da noi si chiamerà Arcibaldo e Petronilla. Storia di una coppia di irlandesi arricchiti nell'America d'inizio secolo, delle smanie arriviste di lei e della mitezza sarcastica del marito. Jiggles e Maggie, questo è il nome dei personaggi in originale, saranno protagonisti anche di una serie di 5 lungometraggi a partire dal 1946. Tra gli anni 40 e 50, negli Stati Uniti si impone la moda del cinema seriale, presentato nelle sale con un capitolo a settimana. I cinefumetti del tempo vanno a nozze con questa formula e tra i più noti contiamo il fantascientifico Flash Gordon, l'uomo mascherato The Phantom e le prime apparizioni di supereroi, tra cui Batman e uno stravolto Capitan America. Ma a Hollywood furoreggiano anche lungometraggi con cast stellari, come Prince Valiant, dal popolare fumetto omonimo di Hal Foster, dedicato all'eroe della Tavola Rotonda, interpretato da Robert Wagner nel ruolo principale, accanto a Janet Leigh e James Mason. In Italia, nel 1942, Sergio Tofano porta al cinema il suo Signor Bonaventura, mentre in Cina è San Mao, l'orfano dei tre capelli creato da Zhang Leping, ad arrivare sullo schermo nel 1949 con il film Un orfano di nome San Mao, diretto dal regista Zhao Ming. Negli Stati Uniti, George Reeves eredita il manto di Superman dall'attore Kirk Allen e lo porterà al successo soprattutto in televisione, un media giovane intorno al quale adesso si riuniscono tutte le famiglie del mondo e che svolgerà un ruolo importante. La preistoria dei cinecomics è ufficialmente finita. Inizia un'epoca buia. Beh, non troppo, dai. Siete pronti a tornare sulla macchina del tempo? Benvenuti in questo medievale altroquando, un'era controversa per quelli che oggi chiamiamo cinecomics, che inizia tra gli anni 50 e i 60 e che segna una trasformazione significativa dei prodotti in live action ispirati ai fumetti rispetto alle produzioni preistoriche e antiche che abbiamo trattato fino ad ora. Cos'era successo? All'inizio degli anni 50 l'industria dei fumetti americani entra in crisi. Le ragioni sono tante. In primo luogo, la Seconda Guerra Mondiale era finita. Durante il periodo bellico, la macchina della propaganda aveva nutrito i fumetti di avventura, compresi quelli che avevano come protagonisti i supereroi. Le comprensibili ansie sociali generate dal conflitto mondiale erano ormai alle spalle e i fumetti seriali incontrarono qualche difficoltà a rinnovarsi. Inevitabilmente questo causò un calo nelle vendite.
Ma soprattutto nel 1954 lo psicologo Friedrich Bertram, personaggio animato da prurigini moraliste e sessuofobiche, pubblica il suo libro La seduzione dell'innocente, in cui i fumetti sono messi sotto accusa come prodotto diseducativo. La crociata del dottor Bertram è un colpo d'ariete al mondo del fumetto, che porta alla chiusura di serie ritenute troppo violente, come I racconti della cripta, e alla fine, tra le altre, della casa editrice EC Comics. Nasce quindi il Comics Code Authority, un organo di censura che per lungo tempo avrebbe fatto le pulci alle storie a fumetti, stabilendo di cosa si poteva o non si poteva parlare. In Italia, nel 1962, in ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma comunque con gli stessi intenti censori, sarebbe nato il marchio di garanzia morale, anche questo venuto ad attestare quali fumetti nostrani non rischiassero di turbare, o peggio, traviare gli italici pargoli. Che cosa c'entra questo con la storia dei cinecomics? C'entra, è molto, perché il periodo di crisi e di conseguente basso profilo che avrebbe riguardato il fumetto indusse il cinema a prenderne le distanze e a ridurre parecchio il suo rapporto con le tavole disegnate. Diciamo che il fumetto adesso portava su di sé un marchio di infamia, si iniziò a sottovalutarlo e le grandi produzioni preferirono cercare spunto per i loro film altrove. Inoltre, anche il cinema seriale stava cadendo in disuso. E i comics, tutto a un tratto, non sembravano più adatti a essere trasposti in lungometraggi autonomi. I fumetti in live action, in linea di massima, si sarebbero rifugiati in un nuovo porto franco, la televisione. Ormai istituzionalizzata. La serialità, sdoganata dal cinema americano negli anni 40, era stata fatta propria dal mezzo televisivo. Ed è lì, sul piccolo schermo, che il medioevo dei cinefumetti inizia a suonare la sua canzone. I primissimi anni 60 sono caratterizzati da più tentativi falliti. Sono infatti più di uno gli adattamenti da fumetti che non riescono a superare la produzione di un solo episodio pilota per poi essere accantonati. Nel 1960 si tenta di lanciare un nuovo serial televisivo con protagonista il ruvido detective Dick Tracy. Il produttore è William Dozier, che in questo caso flopperà, ma si rifarà qualche anno dopo firmando il Batman con Adam West. Nel 1961, invece, si prova a capitalizzare il successo del Superman televisivo con George Reeves, ormai concluso, girando il pilot di The Adventures of Superboy. Si riparte da capo, con l'arrivo del piccolo Kal-El dal pianeta morente Krypton, la sua giovinezza a Smallville e le prime esperienze con l'identità di Superboy. Nel ruolo di Clark Kent c'era l'attore Johnny Rockwell. L'esperimento non ha avuto seguito, ma si segnala per essere stato la prima versione in live action di Superboy e Lana Lang. Sempre nel 61 si tenta di rilanciare anche il Phantom di Lee Falk, con l'episodio pilota di una serie che non avrà nessun seguito. Nella parte dell'uomo mascherato c'era Roger Creed. I suui avversari sono Lon Chaney Jr., l'uomo lupo della Universal, e un sicario interpretato da un giovanissimo Richard Kiel, che molti anni dopo diventerà l'agente squalo nella serie cinematografica di James Bond. Anche qui l'esperienza si risolve con un niente di fatto. Archie, il popolare ragazzo lentigginoso, protagonista di avventure umoristiche che sconfinano da un genere all'altro, nella piccola città immaginaria di Riverdale, creato da Bob Montana nel 1941 per una casa editrice che avrebbe preso come nome proprio Archie Comics, è stato protagonista di almeno due tentativi falliti di dargli una vita televisiva, prima nel 1962. Poi nel 1964. La stessa sorte toccherà in seguito al pilota della serie televisiva che si sarebbe voluta dedicare a Lil Abner di Al Capp nel 1967. Anche questo un buco nell'acqua e una delusione per Al Capp, le cui strip funzionavano benissimo al cinema e a Broadway, ma non in TV. Un successo destinato a diventare indimenticabile è invece la serie TV ispirata nel 1964 alla famiglia Addams, dalla striscia di Charles,
Adams. Nessuno, ancora oggi, dimentica Gomez e Morticia, identificati con gli attori John Austin e Caroline Jones. Ma ci sarà anche qualcun altro che trionferà in TV, sia pure in una veste un po' particolare, sgargiante, anzi, camp. Camp, cioè un uso consapevole del kitsch e dell'eccesso, è l'etichetta che negli anni sarebbe stata applicata a Batman, la serie televisiva che avrebbe portato l'uomo pipistrello e il suo mondo sul piccolo schermo dal 1966 al 1968. Nei ruoli di Batman e Robin erano gli indimenticabili Adam West e Burt Ward, accompagnati da una serie di villain spesso interpretati da volti noti. Il Batman televisivo ha segnato un'epoca ed è oggi un paradigma di come si intendeva la trasposizione di un fumetto a uno show in live action negli anni 60. Il tono umoristico dominava su tutto, ma bisogna ricordare che anche nei fumetti di quel periodo il disegnatore Dick Sprang e lo sceneggiatore Don Cameron avevano preso a infondere alle storie di Batman delle atmosfere scanzonate, presentando ai lettori un uomo pipistrello sorridente sotto la sua maschera cupa. Venivano introdotti nuovi personaggi della Bat Family, come Batwoman e Batgirl, e persino il Joker diventava un criminale burlone che non uccideva nessuno. La serie TV calcava però la mano sulla parodia, sulle tecnobubole, tutte descritte con il suffisso Bat messo davanti a ogni strumento, per quanto improbabile, si arrivava persino ai Bat-tappi per le orecchie e ai Bat-filtri per il naso. Potremmo dire che il Batman con Adam West si proponeva come un fumetto vivente, persino nelle onomatopee che comparivano a video nelle scene di combattimento, un'idea di fumetto non realistica, eccessiva e caricaturale, che ammiccava persino ai cliffhanger degli ormai scomparsi serial cinematografici, concludendo spesso ogni puntata con gli eroi prigionieri di una sempre più bislacca trappola mortale e con la domanda: come potranno sopravvivere? La serie fu un grosso successo e lo stesso anno di esordio della prima stagione arrivò al cinema il lungometraggio Batman The Movie con il medesimo cast. Beh, quasi, visto che Julie Newmar, a Wong Fu, grazie di tutto, che interpretava Catwoman nella serie, non era disponibile per le riprese e al cinema fu sostituita dall'attrice e modella Lee Meriwether. Il Batman televisivo non mancò a suo modo di influenzare nel tempo i fumetti cui si ispirava. Infatti, l'attore Frank Gorshin, che nella serie impersonava l'enigmista, odiava vestire la calzamaglia che gli era stata imposta per fedeltà ai fumetti, e fu lui stesso, successivamente, a reinventare un look per il personaggio, con giacca, bombetta e bastone. Un costume che, tempo dopo, sarebbe arrivato anche nei fumetti, ed è oggi un tratto iconico dell'enigmista. Qualcosa di simile vale per Catwoman, giacché il costume della gatta nei fumetti si trasformò presto in quello indossato da Julie Newmar nella serie, soltanto verde anziché nero. Ma ancora più curioso è l'aneddoto che riguarda il Joker, interpretato dall'attore hollywoodiano Cesar Romero. Romero a quei tempi era una vera star e aveva un'immagine da difendere, sua caratteristica i baffetti malandrini. Col cavolo che li avrebbe tagliati per fare Joker. Così si tentò di camuffarli, invano, sotto tonnellate di cerone. Tutto questo ci ricorda la vicenda del Superman di Henry Cavill in Justice League, dove la computer grafica tenta di nascondere i baffi che l'attore si era fatto crescere per girare Mission Impossible Fallout. Come possiamo vedere, i precedenti non mancano mai. Il cinema, però, non ha dimenticato del tutto i fumetti. Lo stesso anno, il 1966, in cui Adam West conquista la TV come Batman, in Gran Bretagna il regista Joseph Losey, sì, quel Losey, il regista de Il ragazzo dei capelli verdi, Hallucination, Il servo, dirige il suo nuovo film. Solo che stavolta non si tratta di una sceneggiatura del drammaturgo Harold Pinter. Il film è Modesty Blaze, dal fumetto action di Peter O'Donnell, creato nel 1963. Modesty Blaze,
avventuriera, ex criminale e in seguito agente dei servizi segreti inglesi, affetta da amnesia, cosa che rende la sua origine un mistero. Sullo schermo ha il volto della nostra Monica Vitti, che all'epoca si difendeva parecchio bene. Il suo braccio destro, Willie Garvin, è Terence Stamp, mentre il villain era Dirk Bogarde, attore feticcio di Joseph Losey. Il film aveva un cast internazionale. Partecipava l'attrice americana Tina Mon e dall'Italia, oltre alla protagonista Monica Vitti, anche Rossella Falk, Dark Lady con il vizio di strozzare gli uomini tra le cosce. Mamma mia Rossella, quanto sei cattiva! La pellicola di Losey subisce due grosse influenze del suo tempo. Molti action degli anni 60 tendevano a echeggiare lo stile dei film di James Bond, a volte ai limiti della parodia. Nello stesso modo, i film tratti dai fumetti tendevano a non prendersi troppo sul serio, anche quando non raggiungevano le vette ironiche del Batman televisivo. Modesty Blaise non sfugge a queste regole non scritte e si presenta come un film pop action dai colori molto accesi e in cui prevale un tono da commedia, con una parentesi musical, in effetti appiccicata con il chewing gum, e c'era pure il mago Silva. Gli anni 60 sono importanti per il fumetto italiano. Nel 1962 le sorelle Angela e Luciana Giussani creano Diabolik, il primo eroe nero che lancia la moda dei tascabili criminali nel nostro paese. Sull'onda lunga del suo successo nasceranno numerosi epigoni e qualcuno di loro fa pure capolino al cinema. Il primo è Criminal, dal fumetto di Max Bunker e Magnus. Il genio del male con la tuta scheletrica si guadagna ben due film, uno più brutto dell'altro. Il primo, girato nel 1966 da Umberto Lenzi. Il secondo, il marchio di Criminal, firmato da Fernando Cerchio due anni dopo. Protagonista di entrambe le pellicole era l'attore olandese Glenn Saxon. Nel 1967 è invece il turno di un altro ladro geniale, meno efferato di Criminal, ma di matrice altrettanto italiana, Mystery X, che fu protagonista anche di un noto carosello pubblicitario all'epoca. Il film, ispirato al fumetto di Giancarlo Tanenti, è diretto da Piero Vivarelli. La maschera di Mystery X ce l'aveva l'attore Pierpaolo Capponi, che in quell'occasione si nascondeva anche sotto il nome di Norman Clark. Sempre dei fumetti di Magnus e Bunker, e sempre per colpa di Piero Vivarelli, nel 68 si staglia sullo schermo anche Marnie Bannister, la strega Satanic, in una produzione italo-spagnola. La versione in carne e ossa di Marnie, biologa sfigurata da un angioma, che scopre una pozione rigenerante che la rende bellissima, ma al prezzo di perdere ogni freno morale, è la fulgida Magda Konopka, che era davvero in parte. Peccato che il film fosse poca cosa. Non me lo sono dimenticato, ma ci arriviamo per gradi. Il 1968 fu un anno particolarmente importante per il cinema ispirato ai fumetti. Possiamo dire che fu un anno addirittura ricco, anzi, spaziale. Quando nel 1962 il fumettista francese Jean-Claude Forest ideò Barbarella, decise di dare alla sua eroina del futuro, protagonista di avventure tra il fantascientifico e l'erotico, il volto di un sex symbol dei suoi tempi, l'attrice Brigitte Bardot. In questa scelta ci fu qualcosa di fatale e bizzarro, visto che la famosissima BB era stata la prima moglie del regista Roger Vadim, che molti anni dopo avrebbe diretto il film ispirato al fumetto di Forest. Solo che nel 1968 Vadim era ormai sposato con Jane Fonda e sarebbe toccato a lei impersonare la sexy eroina sullo sfondo di una space opera con toni da commedia nella produzione italo-francese di Dino De Laurentiis. Barbarella è piuttosto fedele allo spirito fantaerotico dell'opera di Forest. L'inizio del film, con lo striptease senza gravità della Fonda durante i titoli di testa, resta sicuramente nella memoria di tutti. La vicenda è ambientata in un tempo in cui il sesso è vissuto in modo più libero e può essere praticato sia in modo naturale che con l'aiuto di bizzarre tecnologie. Barbarella sperimenta un po' tutto e incontriamo persino Ugo Tognazzi in versione sexy.
I toni umoristici prevalgono, senza trascurare l'aspetto avventuroso. Seguiamo le avventure spazial-picaresche di Barbarella alla ricerca di uno scomparso scienziato di nome Duran. Duran, non sto scherzando. Ricerca che la porterà più volte a rischiare la vita e a finire anche prigioniera dell'Orgasmatron, una avveniristica macchina di morte sessuale che, suonata come un organo, esatto, un organo, dovrebbe, raggiunto il climax, farla letteralmente morire di piacere. Va da sé che sarà il diabolico macchinario a fondere, mentre il malintenzionato Mad Doctor esclama: ma sei perversa! Non hai nessun ritegno! Accanto a Jane Fonda, nella parte dell'angelo cieco, Pigar: un angelo non fa l'amore. Un angelo è l'amore. Si segnala l'attore americano John Philip Lowe, che nel 1968 avrebbe avuto il suo bel da fare con i cinecomics. Infatti, passa da un set all'altro, impersonando Diabolik nel film di Mario Bava dello stesso anno, sempre prodotto da Dino De Laurentiis. Diabolik è un film importante nel panorama del cinema ispirato ai fumetti, una di quelle pellicole che contano per la forte impronta di un autore, in questo caso il grande Bava, che proveniva da una lunga esperienza nel cinema di genere, soprattutto horror, e che era sempre stato in grado di ideare soluzioni visive di grande impatto. C'è da dire che nonostante per realizzare Diabolik Mario Bava avesse a disposizione il budget forse più alto della sua carriera, l'intervento del produttore tarpò parte delle ali al suo lavoro di regista. Dino De Laurentiis non voleva problemi con la censura. Così Bava si vide imporre una pesante edulcorazione delle imprese criminali, di solito sanguinose, del cosiddetto re del terrore. Il risultato è un film d'azione che echeggia, come già altri, le avventure di spionaggio in voga al cinema di quei tempi. Bava punta sulle invenzioni visive colorate e sulla psichedelia, citando una consistente galleria di imprese celebri del genio del male dei fumetti, in una chiave del tutto personale. Il suo Diabolik è un trip lisergico di pura cultura pop, dove non mancano le allusioni fumettistiche. Non è un caso se nella scena in cui si realizza l'identikit di Eva Kent, le immagini di prova rimandano alla Barbarella di Forrest, proprio mentre l'omonimo film di Roger Vadim, con lo stesso protagonista di Diabolik, John Philip Lowe, arrivava sugli schermi. Diabolik ed Eva, interpretata dalla bellissima attrice austriaca Marisa Mell, più che ai loro corrispettivi fumettistici, fanno pensare a dei Bonnie e Clyde aggiornati al 68, due beatnik ribelli che sfidano il sistema e l'ispettore Ginko con il volto di Michel Piccoli, con una serie di furti rocamboleschi e visivamente pirotecnici. Diabolik di Mario Bava è uno dei primi esempi in cui la personalità del regista si impone al di sopra della matrice fumettistica. Per questo, quando uscì al cinema, molti fans del Re del Terrore non lo apprezzarono troppo, ma è ricordato come una gemma del cinema di genere e spicca nella filmografia di Bava, brillando di luce propria. Se produzioni italiane, inglesi e francesi osano ancora portare dei fumetti sul grande schermo, il paese del Sollevante non dorme affatto. Nel 1970 in Giappone prende il via una lunga serie manga firmata da Kazuo Koike e Goseki Kojima, Kozure Okami, che acquisterà fama internazionale con il titolo Lone Wolf and Cub. Un seinen, un manga per lettori maturi, che sarà un enorme successo e che darà vita a una vera e propria saga di violentissimi film in live action a partire dal 1972. Se siete molto sensibili, le prossime immagini potrebbero presentare dei contenuti un po' fortini. La serie cinematografica di Kozure Okami, partita in Giappone 2 anni dopo l'esordio del manga, è prodotta dai fratelli Shintaro Katsu e Tomisaburo Wakayama, che usavano entrambi degli pseudonimi. Wakayama dà anche il volto a Ogami Itto, il ronin protagonista della saga. Storia di un Kishakunin, il boia dello shogun, che caduto in disgrazia a causa di un complotto, si vede uccidere la moglie ed è costretto a vagare per il Giappone portando con sé il figlioletto, mettendo la sua spada in vendita come sicario per sopravvivere, mentre consuma la sua sanguinosa vendetta.
I sei film interpretati da Tomi Saburo Wakayama puntano sul medesimo contrasto del manga, un bambino piccolo al centro di un turbine di azioni violentissime, affidato alle cure di un padre, per cui uccidere è un'arte. La prima pellicola ha il titolo internazionale di Lone Wolf and Cub, Sword of Vengeance. La seconda fu persino distribuita in Italia, venendo chiamata sciattamente Ogami, il pericolo giallo. Seguirono altri quattro film fino al 1974. Nel 1980 il mercato americano produsse un film farlocco che consiste nella sintesi delle prime due pellicole giapponesi, distribuito negli Stati Uniti come Shogun Assassin e in Italia come Shogun il giustiziere. Fedelmente al manga di Kazuo Koike e Goseki Kojima, le sei pellicole di Lone Wolf and Cub sono molto violente splatter, e nella seconda Ogami batte il record delle 150 uccisioni in un solo film. In televisione, invece, la saga di Kozuri Okami si impone in modo indipendente, con una serie articolata in tre stagioni tra il 1973 e il 1976. Protagonista nel ruolo di Itto è l'attore del teatro Kabuki Kinnosuke Yorozuya. La serie arriverà anche da noi e spopolerà a partire dagli anni Ottanta su molte emittenti private con il titolo Samurai. Una produzione curata, ma pensata per un pubblico prettamente televisivo, diciamo pure per famiglie, dove i combattimenti non mostravano il sangue, le mutilazioni e anche le scene di nudo, di cui la serie cinematografica invece grondava. La spada di Ogami Itto, in ogni caso, si staglia sia sul grande che sul piccolo schermo con un carisma senza precedenti, e i risultati sono intensi e spettacolari. Sempre dal Giappone, nel 1974, arriva il primo film dedicato a Lupin III dal manga di Monkey Punch. Lupin III è la strana strategia psicocinetica, prodotto dalla Toho con la regia di Takashi Tsuboshima. Un Lupin ancora in via di definizione, con una giacca bianca anziché rossa, ma pur sempre Lupin. C'è Zenigata, c'è Jigen e c'è pure Fujiko. Manca Gaemon, il samurai, semplicemente perché all'epoca nella serie non era ancora comparso. Anche questo prodotto è definito camp, come il Batman di Adam West, e le avventure di Liu Pen sono buttate molto in farsa. Torniamo in Occidente. In Italia, appena un anno prima, esce al cinema uno strano horror erotico intitolato Baba Yaga. Le protagoniste sono Carol Baker, nella parte della strega del titolo, e Isabelle Defunet, nipote dell'attore francese Louis Defunet, nel ruolo di Valentina Rosselli. Il film di Corrado Farina è una libera trasposizione del fumetto di Guido Crepax, in cui la fotografa anticonformista Valentina affronta Baba Yaga, maga del folklore slavo, che qui simboleggia una concezione di erotismo borghese e prevaricatore, mentre Valentina è portatrice di istanze di emancipazione. Un film, come il fumetto di Crepax, onirico e particolare, che però la produzione massacrò di tagli, tanto che il regista Farina ne prese le distanze. Una curiosità: non accreditato in un piccolo ruolo mistico, c'era un giovane Franco Battiato. È un cinefumetto italiano anche lo Sturmtruppen del 1976, diretto da Salvatore Samperi, dalla striscia del geniale Bonvi. Il cast è formato da Renato Pozzetto, Cocchi Ponzoni, Teo Teocoli, Lino Toffolo, con la colonna sonora composta da Enzo Iannacci. Peccato che il film non riesca a riproporre la verve del fumetto e banalizzi tutto in una comicità dozzinale. Fu definito un film più di Pozzetto, che firmava la sceneggiatura assieme a Ponzoni, che di Salvatore Samperi, e fu stroncato dalla critica. Ok, è una parodia, dichiaratamente, ma almeno una citazione la merita, per quanto è divertente. In America, nel 1974, si produce Flash Gordon, scritto Flash, cioè carne, andata e ritorno dal pianeta porno.
o corno, a seconda delle versioni, diretto da Michael Benvenist, versione umoristica erotizzata dell'eroe spaziale di Alex Raymond, una caricatura deliziosa, pop, provocatoria con i suoi penesauri e le sue stramberie tutte allusive al sesso in modo fantaironico, esilarante e che va visto in ogni caso. Dovevo nominarlo e che cavolo! E in tutto questo, che cosa combinava la Marvel negli anni 70? Dopo i fasti del Batman di Adam West, adesso è la televisione per lo più a trarre ispirazione dai fumetti di supereroi, e gli anni 70 saranno prolifici per il genere, soprattutto per gli eroi targati Marvel, che diventeranno protagonisti di diverse produzioni TV. Si tratta prevalentemente di operazioni a basso budget, più o meno riuscite, diciamo pure abborracciate. Nel 1977 nei cinema italiani arriva l'Uomo Ragno, come lo si chiamava una volta dalle nostre parti. Il protagonista è l'attore Nicholas Hammond, uno degli ex bambini del film di Robert Wise, tutti insieme appassionatamente. In realtà non si tratta di un vero film, ma dell'episodio pilota di una serie televisiva che negli Stati Uniti durerà una sola stagione, Amazing Spider-Man. Girata con grande economia di mezzi, la serie TV dedicata a Spider-Man mostra tutti i suoi anni, in particolare negli effetti speciali, la ragnatela vista come una semplice corda bianca o zucchero filato, scene di lotta goffe e una grande semplificazione nella trama. Non esiste il dramma dello zio Ben, né il senso di responsabilità di Peter, che in questo caso va per i 30 anni. Tutto ha un tono da commedia e soprattutto mancano villain pittoreschi. Non vediamo nemmeno uno degli storici nemici del Tessin Ragnatele. In Italia, dove uscirono al cinema anche altri due episodi doppi, L'Uomo Ragno colpisce ancora e L'Uomo Ragno sfida il drago, l'accoglienza fu discreta. I fans italiani si accontentarono di questa edizio minor del loro beniamino. In America no, e la serie fu presto cancellata. Nel 1978 Spider-Man compare anche nella televisione giapponese, grazie alla Toei, come Supaidaman, una versione nipponica del ragnetto marvelliano, dove Supaidaman è il giovane Takuya Yamashiro, che si batte contro il professor Monster e le sue creature, in un clima che potrebbe ricordare le avventure dei Power Rangers. Anche questo ragno è molto diverso dalla sua controparte a fumetti, è completamente calato nella tradizione dell'intrattenimento giapponese e al culmine delle sue battaglie pilota un robot chiamato Leopardon. La serie è diventata a modo suo un piccolo cult per gli appassionati dell'arrampicamuri, una stramberia a cui guardare con simpatica indulgenza. In America, un destino diverso tocca alla serie televisiva dell'incredibile Hulk, dove il professor Bruce Banner, che nella serie si chiama David, è l'attore Bill Bixby, mentre il Colosso Verde è il culturista Lou Ferrigno. Entrambi diventeranno molto popolari perché la serie stavolta è un successo. Per la prima volta la sintesi e l'adattamento giovano a un personaggio Marvel con il quale fino a quel momento il pubblico internazionale non aveva avuto una particolare empatia. Gli effetti speciali sono modesti, ma è facile affezionarsi al personaggio di David, costretto a nascondersi per tenere a bada il mostro dentro di lui. La serie dell'incredibile Hulk realizza in sostanza un'ibridazione tra la storia del mostro verde dei fumetti e la vecchia serie ed è Il Fuggitivo, con un eroe in fuga che entra in contatto con vite tormentate che in qualche modo contribuirà a salvare, grazie al suo alter ego forzuto che fa un gran baccano ma non fa mai male a nessuno. A differenza dell'Uomo Ragno, l'incredibile Hulk televisivo avrebbe avuto una vita abbastanza lunga, diventando protagonista anche di tre film televisivi negli anni 80. In questi vediamo apparire altri due eroi Marvel in edizione riveduta e corretta. Daredevil, interpretato da Rex Smith, con una tuta nera e una bandana, look che fu molto criticato, ma che in seguito sarebbe stato sdoganato prima nei fumetti e poi nella serie Netflix. E Thor, anche lui in versione accomodata, separato dal suo alter ego Don Blake, qui una sorta di Aladino che lo evoca grazie al martello Mjolnir, il dio, ma forse no, del tuono, è l'attore Eric Kramer, che sarà Little John nel film di Mel Brooks, Robin Hood, un uomo in calzamaglia. La Marvel avrebbe azzardato altre perniciose escursioni televisive nel 78 e nel 79, come Doctor Strange, pallido pilota di una serie mai realizzata, dove la
antico in versione occidentale è niente meno che Sir John Mills. Stephen Strange, l'attore Peter Hooten, non subisce nessun incidente, non è un chirurgo, ma uno psichiatra, e affronta la fata Morgana, interpretata da Jessica Walter. Capitan America ritorna con due film TV, con protagonista l'attore Reb Brown. Un capitano in motocicletta, forse per citare il suo omonimo impersonato da Peter Fonda nel film Easy Rider. Se non altro, a differenza del cine-serial anni 40, qui Cap si chiama Steve Rogers, è il figlio di un eroe di guerra che è stato il primo Capitan America e acquista le sue doti grazie a un siero vagamente imparentato con quello del super soldato. Lo scudo di plexiglass trasparente, però, non si può proprio vedere. Intanto si continuano a produrre film. Nel 1978 è il turno di Lady Oscar, dal manga di Ryoko Ikeda, che in realtà si intitola Le Rose di Versailles. Il film, diretto da Jacques Demy, è una coproduzione nippo-francese e Oscar è Catriona McCall, nota in Italia negli anni 70 per essere stata l'attrice feticcio di Lucio Fulci. Ve la ricordate mentre urla sepolta viva in paura nella città dei morti viventi? Per il doppiaggio italiano fu richiamato il cast dell'anime, così, tanto per puntare sull'usato sicuro. In America lo stesso anno si riprova a produrre un episodio pilota su Mandrake o Mandrake, che dir si voglia, a interpretare il mago e l'attore Anthony Herrera, sempre senza baffetti come nel cine-serial degli anni 40, ma stavolta anche senza cilindro, senza frac e senza mantello. Anche la trama c'entra poco e nonostante la magia va tutto in vacca. Quell'anno torna, stavolta in TV, anche Buck Rogers con una serie di discreto successo intitolata Buck Rogers nel XXV secolo. Il protagonista è Gil Gerard. In America l'episodio pilota è distribuito anche al cinema. La fantascienza negli anni 70 tira. Un po' diverso è il discorso con i supereroi, perché se la Marvel in televisione piagnucola un po', la DC non ride a crepapelle. La DC Comics nel 1974 aveva da poco acquisito le licenze di Capitan Marvel, che non poteva più chiamarsi così, perché la Marvel Comics aveva registrato il nome nel periodo in cui il personaggio non veniva utilizzato. Quindi ora era Shazam e basta. E Shazam è anche il titolo di uno show televisivo che andava in onda al mattino. La storia è sempre quella. Billy Batson, interpretato dal giovane Michael Gray, dicendo la parola magica Shazam, si trasforma in un Marcantonio volante, che in questa serie fu recitato da due attori diversi, prima Jackson Bostwick e poi John Davy. Del resto era una parola magica. Ma la cosa più curiosa è un'altra. Lo show mattutino di Shazam era diviso in due parti, di mezz'ora ciascuna, che in effetti si intitolava The Shazam Isis Hour, l'ora di Shazam e di Isis. Il segmento dedicato a Isis, mi dispiace ma si legge così, aveva per titolo The Secret of Isis e presentava una versione femminile di Shazam inedita nei fumetti, nata espressamente per la televisione, con le fattezze di Joanna Cameron. Isis era un insegnante in grado di evocare poteri delle divinità egizie grazie a un amuleto trovato in uno scavo archeologico. La DC Comics, nella seconda metà degli anni 70, fece tesoro di questa invenzione, anzi la fece propria inserendola dalla televisione nel proprio cosmo narrativo. E visto che stiamo parlando di super donne, se pensavate che Linda Carter sia stata la prima Wonder Woman, beh, vi sbagliate. Nella seconda metà degli anni 60, la principessa Amazzone aveva attirato l'attenzione di William Dozier, produttore del Batman televisivo con Adam West. La serie di Batman si era rivelata un successo, quindi perché non provare anche con Wonder Woman? Magari con uno stile umoristico simile. Così si produsse un episodio pilota nel 1967, o meglio, uno screen test di pochissimi minuti, poco più di uno sketch che, per dirla tutta, non andò mai in onda e che soltanto in seguito sarebbe diventato una curiosità in rete per i fans. I 5 minuti del pilota si intitolavano Chi ha paura di Diana Prince
e presentavano un dialogo tra la giovane, occhialuta e imbranata Diana, interpretata dall'attrice Ellie Wood Walker, e sua madre. Il tono era da sitcom scadente. La mamma rimproverava Diana per non essersi ancora trovata un fidanzato, mentre la figlia si diceva più interessata ai grandi problemi dell'umanità. Rimasta sola, Diana si trasformava in Linda Harrison, in tenuta da Wonder Woman, e per due minuti non faceva nulla, a parte pavoneggiarsi allo specchio e mandare baci alla sua immagine riflessa, prima di volare via dalla finestra, forse verso qualche festa notturna. L'incidente finì lì, per fortuna, e Linda Harrison avrebbe esordito al cinema un anno più tardi accanto a Charlton Heston in Il pianeta delle scimmie. Nel 1974 fu la volta di un pilota, stavolta trasmesso, in cui Wonder Woman era Katie Lee Crosby, bionda, con un costume diverso, praticamente senza poteri. Non era un arbitrio, ma una scelta. Il film si rifaceva al ciclo fumettistico dei primi anni 70 denominato I Ching, periodo in cui le Amazzoni avevano lasciato questa dimensione. Diana aveva perso i suoi poteri ed era diventata un agente governativo addestrato nelle arti marziali, prima che la DC decidesse di ripristinare tutto. La serie non fu mai realizzata, ma l'anno successivo arriva in TV The New Original Wonder Woman, con Linda Carter, finalista del concorso di Miss Mondo nel ruolo principale. E stavolta tutte le carte sono abbastanza in regola. Non importa se il costume della Carter oggi sembra un modesto cosplay, Linda diventa praticamente Diana per bellezza e simpatia. La trama classica è rispettata: la caduta dell'aereo di Trevor nell'isola Paradiso, la comunità delle Amazzoni e la venuta di Diana nel nostro mondo in guerra come Wonder Woman. La serie conquista il cuore del pubblico e viene rinnovata. Diana tornerà anche in successive stagioni ambientate dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e affiancherà il figlio di Trevor, sempre l'attore Lyle Waggoner, che lavora per la CIA. È il 1977 e qualcosa sta cambiando. Credete che un uomo può volare? È la frase che si poteva leggere sui manifesti di Superman, il film del 1978. Il produttore Salkind aveva acquistato i diritti dell'Uomo d'Acciaio e meditava da tempo di portarlo sullo schermo. In questo caso il budget per il film fu elevatissimo. Per la sceneggiatura fu chiamato Mario Puzo, l'autore di Il Padrino, anche se il suo lavoro fu ampiamente rimaneggiato, e la regia affidata a Richard Donner. Rimane nella storia il compenso stratosferico pagato a Marlon Brando per interpretare Jor-El, il padre naturale di Superman all'inizio del film, 19 milioni di dollari per pochi minuti di presenza in scena. L'interprete di Superman fu selezionato tra molti candidati, alcuni anche noti, e alla fine la parte andò al quasi esordiente Christopher Reeve, considerato ancora oggi da molti il Superman definitivo. Margot Kidder era una spiritosa Lois Lane, mentre l'attore Gene Hackman impersonava Lex Luthor in una versione fedele al Mad Doctor sopra le righe dei fumetti di quegli anni, prima del restyling che avrebbe cambiato radicalmente il personaggio da scienziato pazzo macchiettistico a squalo dell'alta finanza. I primi due film furono girati in contemporanea, anche se Donner abbandonò il progetto per divergenza con la produzione e il seguito fu firmato da Richard Lester. I primi due film, i primi di un ciclo di quattro, ebbero un clamoroso successo al botteghino e rilanciarono definitivamente gli eroi dei fumetti al cinema come idea di Colossal, diventando dei veri classici. Christopher Reeve incarnava l'essenza di Superman, creatura angelica e gentile nella sua potenza, ed è anche grazie al suo carisma se i fumetti al cinema avrebbero presto spiccato il volo. Il medioevo dei cinecomics era terminato e adesso si andava verso un promettente rinascimento. Per tutti gli anni 60 e 70, i film in live action tratti dai fumetti avevano scelto in linea di massima di giocare la carta dell'ironia. Diciamo pure che spesso si prendevano in giro da soli, come per dire «sappiamo già di essere ridicoli, non infierite». Altri esperimenti, specie in Giappone, avevano ben altro tono. I tempi comunque stavano cambiando e con l'arrivo degli anni Ottanta il cinema sarebbe tornato pian piano a dire la sua al riguardo. Questo non significa che sarebbero state tutte rose e fiori. La Marvel avrebbe continuato a giocare al ribasso ancora per lungo tempo, mentre autori di genio scommettevano vincendo sui cinefumetti. Altri ancora sarebbero rimasti attaccati al registro comico
comico, con risultati diversi. Come che sia, ormai dovrebbe essere evidente che i cinecomics non solo sono sempre esistiti, ma che fanno parte della storia del cinema e non solo di quello di genere, per non parlare del mezzo televisivo, che si andrà ibridando sempre più con il grande schermo, fino a confondere le identità. Bene? Male? Dipende, ma ne riparleremo in un altro quadro.